passando? Aspettiamo qualcuno? Chi è? Chi è? Ciao, scusatemi, sono Moni, una delle ragazze della squadra di San Nicolás. Siamo arrivate adesso e non sappiamo dove andare. Non saranno quei ragazzi ai quali dobbiamo fare attenzione? No, sono le ragazze di San Nicolás. Ragazze, abbiamo fatto un lungo viaggio e siamo stanche. Aspettate un secondo. Che facciamo? Andiamo a dirlo alle altre ragazze? No, devono dormire. Sicura? Sì, lasciate. Forse hai ragione, è vero. Ciao, come va? Ciao ragazze. Piacere. Ciao. Grazie, siete proprio gentili. Come va? Allora, io sono Yelena, lei è Luz e lei è Celeste. Piacere. Ma è strano che siate arrivate oggi. Noi pensavamo che sareste arrivate domani. Pensavamo che saremmo state troppo stanche dopo il viaggio. Sì, certo. Però così non vi hanno preparato una stanza. Povere noi, quindi non sappiamo dove andare a dormire. Come faremo con la partita di domani? Beh, in effetti la nostra stanza è molto grande. Certo, quindi ci potreste ospitare. Non è un problema, certo, vero ragazzi? No, restate pure, non c'è nessuno qui. Aspettate un attimo, qui vi prepariamo la stanza. Va bene. Sì, dai, andiamo solo un attimo. Ma l'avete visto? Sì, sì. Che succede qui? Ho pensato che fosse necessario un chiarimento. Siediti, ho preparato qualcosa. Aspetta. Di buono. Sembra che su questo la pensiamo allo stesso modo. Pensavo di invitarti fuori a cena. Perché? Per continuare a litigare? No, siediti. Ho riflettuto sulle cose che mi hai detto. Hai ragione tu. Quali cose? Che se ti amo, devo accettare che tu faccia quello suo. E devo imparare a mettere da parte la mia gelosia e i miei pregiudizi. Amore mio. Grazie, amore mio. Ti amo, ti amo. Non so se riuscirò davvero a farlo, ma voglio provarci, non lo so. Non importa, amore mio. Hai fatto un primo passo e io ti ringrazio tanto. Aspetta, rispondo. Pronto? Ciao, mamma. Ciao, amore mio, vita mia, che bello, come stai? Come stanno andando le cose lì? E la voce, ti stai prendendo mamma, cura aspetta, della tua voce? Mamma, aspetta, un minuto, va tutto bene, non preoccuparti. Abbiamo una marea di fan qui e se va tutto bene faremo degli altri concerti. Ah, che bello, tesoro di mamma, ma sì, e mia come sta? Bene, è la stessa oca di sempre, ma non abbiamo mai litigato. Ah, che meraviglia, sono felice che andiate un po' va più bene, d'accordo. Va bene, ti posso chiedere un favore, puoi controllare se è successo qualcosa al mio computer? Perché non riesco più ad utilizzare la mia mail. E come dovrei fare? Dimenticavo, tu sei negata con queste cose. Cosa? Allora chiama il tecnico e domandagli se c'è stato un qualche problema. Sì, questo stai tranquilla che ci penso io a risolvere tutto, amore. Va bene, ciao mammina. No, aspetta tesoro, aspetta un attimo. Non mi chiedi come vanno le cose qui da noi? Perché potresti dirmi che sei innamorata di quel cretino e che ti sei resa conto che è uno scemo e che lo hai mollato? Marizza ti saluta con tanto affetto. Mandale un grande bacio. Ti manda un bacio, sì. Accomodati, avanti, entrate. Bellissima stanza, mi hanno preparato. È davvero splendida. Prego. Ragazze, di sopra ci sono tre letti. Per voi vanno bene o preferite dormire di sopra? Di sopra mi piace di più, ci sarà una bella vista, no? Sì, sì. C'è un bel panorama fuori. Sì, ragazze, è davvero molto bello. Com'è andata la partita di oggi? Oh, abbiamo perso. Oh. Abbiamo giocato contro le ragazze dell'Elite Way che sono fortissime. Sono così brave. Sembra che abbiano sconfitto anche le ragazze. Serio? Sì, i ragazzi devono essere dei veri imbranati. Non capisco perché ci hanno raccomandato di stare attenti. Ah. Mi fa malissimo la caviglia. Ragazze, chi mi può aiutare a mettere la crema antiviolatoria? Io sono molto brava, ho seguito dei corsi di primo soccorso, quindi vieni. So fare i massaggi. Dov'è che ti fa male? La caviglia. Fammi vedere. In questo punto. Proprio lì. Oh, un bel massaggino, così vedrai che ti passa. Sì, però mi stai graffiando un po', sai? Hai le mani un po' ruvide, lo sapevi? Perché lavoro con mio padre nell'orto. Vabbè. Sentite, ragazze, domani ci aspetta una giornata faticosa. Perché non andiamo subito a letto? Sì, hai ragione. Sì, grazie. Andiamo, sì, sono davvero stanchissima. Ah, di niente. Lo avete fatto apposta perché siete due persone invidiose. No, l'invidiosa sei tu perché non vuoi accettare che abbiano scelto due. Mi sorprende che abbiano scelto due ragazze qualunque invece di una vera modella. Se tu sei una vera modella, allora io sono Claudia Schiffer. Ha ragione, sì, Pilar. E va bene, volete la guerra, allora l'avrete. Renderò la vita impossibile a voi e a quella balena. No, lascia stare Feli, lei non ha fatto niente. Non ha fatto niente? Mi ha mentito perché non mi accorgessi di voi due, la deve pagare. Lascia perdere, è inutile.
Ragazze, che cosa è successo a Sol? Niente, si è arrabbiata perché io e Pilar siamo state scelte come modelle per una marca di abbigliamento. Davvero? Davvero? Non parlatene perché non voglio che Tomas lo sappia. Il problema è che se lo hai detto a Sol, lo racconterà tutto il collegio. No, invece non dirò niente perché sta morendo di invidia e non vuole che la cosa si sappia. Vero. E sarà ancora più invidiosa quando verrà a sapere che io e Pilar scelte anche per una pubblicità di bikini. Una cosa favolosa, non ne avete idea. Sì, ma tu non sembri così contenta, Pilar. No, no, certo che sono contenta. Allora perché hai quella faccia? Perché per colpa della mia gelosia Tommaso non mi ha mai vista giocare. La tua gelosia e tuo padre che li tiene tutti prigionieri. Va benissimo. Lui e i suoi amici non sono presentabili. Qui quella che è davvero depressa è Luan. Sì, sente molto la mancanza di Maurizio. Sì, è vero. No, non credo sia solo questo. Solo perché Maurizio non c'è. Deve esserci anche qualcos'altro. Sì, qualcosa di più serio. Io non capisco. Non lo so, non ne ho proprio idea. Ragazze, penso di dovervi raccontare qualcosa. Ragazze, voi non vi preparate? Sì. Ah, che meraviglia. Vieni, Tomas, questo lo devi proprio vedere. Avanti, Tomas, vieni qui. No, no, non voglio guardare. Guarda lì, guarda questo spettacolo. Nessuno lo dirà alla tua ragazza, vieni qui. Guarda. Andatemi, vi prego. E attento così, rischi di cadere. Guarda, se per colpa di quel creatino finisce che ci scoprono. Ti sei fatta male? Che c'è? Non ti preoccupare, ci siamo noi. Bene. Poverina. Ti fa male qui? Accidenti, non riesce neanche a rispondere. Ti fa male? Ancora non riesco a credere che Blas sia morto così. Poverino, così giovane e morire in quel modo, che tristezza. Cambiamo argomento perché mi sto sentendo male. Ascoltami, come pensi di fare con Tomas per la campagna? No, non farò niente perché glielo voglio dire. Cosa? Ma stai scherzando? No, non sto scherzando, voglio essere sincera con lui, non voglio mentirgli, non voglio che ci siano problemi, voglio Pilar, che sia tutto questa chiaro. È un'opportunità molto importante, lo no, sai, non per puoi me la cosa più importante è stare bene con Tomas, scusami, Fernanda. Ok. Vuoi dire che se Miranda non ti avesse vista lì non avresti detto niente a nessuno? Laura, ti dispiace se cambiamo argomento? Grazie. Adesso dimmi perché hai quella faccia. Sono preoccupata per Lola. Che cosa è successo? È fuggita a Jujuy per incontrare la madre. Cosa? Sì, il fatto è che ho molta paura che si metta in qualche guaio e mi sento malissimo per questa storia. Ma sei riuscita a parlare con lei, vero? No, non posso parlarci. Si è portata via il foglietto dove aveva annotato tutti i dati, il numero di telefono, tutto. Laura, e adesso che cosa farai? Niente, per adesso niente. Voglio aspettare domattina e se non la sento dovrò confessare tutto. Tuo padre si arrabbierà molto. No, non lo direi mai a mio padre. Parlerò con Miki e le chiederò di coprirla con i miei. Va bene, sai che ti dico? A questo penserò domattina. Perché non andiamo a dormire, dai? Io vado a controllare le mie email e poi arrivo. Va bene, a dopo. Luan, Luan! Javier, che cosa ci fai qui? Dovresti essere chiuso nel dormitorio. Sì, lo so, lo so. Volevo sapere se hai ricevuto notizie di Maurizio. No. No? No, no. Forse in quell'hotel non ha la connessione, giusto? Beh, ma ci sarà anche lì qualche internet point. Oh, forse no. No, non volevo dire che... No, no, infatti credo che Manuela avesse ragione. Maurizio e Pablo stanno sempre insieme e si fanno vedere solo per gli spettacoli. Deve essere questo. Sì. E se... Mi è venuta un'idea. E se invece provassi a mandargli un messaggio sul telefono? Dalla tua mail, ma sul cellulare. Così il messaggio dovrebbe riceverlo di sicuro. Ho capito. E quindi dovrebbe risponderti subito. Credi che... Prova col computer, forza. Dici che mi risponderà? Sì, certo. Vedrai che ti richiamerà, ne sono sicura. Allora vado. Signor Dunov, sua figlia Pilar sta posando come modella senza autorizzazione. Troverà le sue foto al centro commerciale. Eccoti, ti ho trovata. Non sai che cosa ci ha appena raccontato Luan? Che cosa scrivi? Fammi vedere, fammi vedere. No, non puoi fare una cosa simile a Pilar. Dunov se la prenderà a morte. Così, allora ce ne sarà una di meno. E poi, dopo quello che mi ha fatto, questo è il minimo che si merita. Perché? No, non mi sembra che... Però un bel niente. E se ti azzardi ad aprire la bocca, io ti rovino. Questa è Maurizio. Pronto, Maurizio? Lola? Lola, come stai? Ti è successo qualcosa? Perché tua madre è stata ricoverata?
Aspetta, aspetta che lo dico a Laura che viene al telefono. Se non è oggi, sarà domani, ma vuole portarmi comunque dal medico. Feli non è un ginecologo, è un medico generico. Ma è sempre un medico! Anche un dentista capirebbe che sono incinta. Sì, va bene, ma questo dipende da te, devi riuscire a nasconderlo. Il problema è questo, anche se non se ne accorgesse, sarei così nervosa che finirei col dirgli: dottore, sono incinta, perché sono stupida, lo capisci? Sì, dobbiamo trovare qualcosa, Feli. Ho avuto un'idea, ma è molto difficile. Sono disposta a tutto. Probabilmente dormono, possiamo... Invece no, io non ho nessuna intenzione di andare. Se ci trovano qui dentro, siamo finiti, no, andiamocene. Chi vuoi che ci trovi qui? Voi fate come volete, vado a vedere se dormono. Fai come vuoi. Piano! Shhh! Vai piano, dove vai? Shhh! Stanno dormendo! Ragazze, tutto bene? Oh no! Permesso? Ah, stanno dormendo. Ma che cosa ci fai tu qui? È che di notte ho un piccolo problema. Non riesco a dormire da sola. Ma io me ne vado subito, scusami. Ma no, resta qui. Stai tranquilla. Non mi dai fastidio. Che cosa ci fa quella ragazza nel tuo letto? Oh, poverina. Aveva paura ed è venuta a chiedermi di dormire con me. Non hai dormito malissimo. No, invece no. Ero così stanca che mi sono addormentata in un attimo. Sentite, le svegliamo le ragazze a colazione o le lasciamo dormire? No, lasciamole dormire, poverine. No, oggi le aspetta sicure? Una giornata così faticosa, è meglio se riposino. Sapete dove si fa colazione in questo collegio? Veramente non no. Ho idea. Posso entrare? Sì, vieni pure. Avanti. Permesso. Ciao. Come avete va? Dormito? Bene. Benissimo. Che succede? Questa notte sono arrivate le ragazze di San Nicolás e sono rimaste a dormire qui, quindi facciamo piano per non svegliarle. Che strano, sarebbero dovute arrivare soltanto Probabilmente oggi. Sono arrivate prima per potersi allenare. Certo. Sì, certo, io vado ad avvisare la segretaria che sono arrivata. Dove possiamo fare colazione? Ah, scusatemi, ragazzi, ero venuta qui per questo. Sì, venite, vi ci porto. Caffè colace, mi piace bollente. Mickey, buongiorno, che devi intervenire perché i ragazzi del primo stanno mettendo sotto no, sopra il bar. No, però hai detto quelli del primo sì, anno. Sì, ti lascio solo immaginare. Se ora che sono piccoli già si comportano così, ma chi faranno? Ma ti sembra possibile che io non possa iniziare una giornata senza che in questa scuola ci sia qualche problema? Cosa sono io, una calamita per problemi scolastici? Certo. Ci mancavano solo quelli del primo anno. Io ho una pazienza davvero infinita. Ma quando mi arrabbio davvero non te lo immagini, la vedranno. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo lì? Ascoltami molto bene, devo dirti una cosa importante. Tu non me la dai a bere e non te lo voglio ripetere. Quando tu stai per mettere il ketchup, io mi sono già mangiata tutto l'hamburger. È chiaro il concetto, tesoro? No, no, non ti capisco. Vuoi che te lo spieghi un pochino meglio? I ragazzi del primo anno, quei ribelli terribili, sono andati tutti in campeggio, bella! Se vuoi mentire, impara a mentire meglio di così. Si può sapere perché volevi togliermi di mezzo? Perché ho fatto una scommessa, con le altre ragazze. Che se ti avessi fatto uscire stai inventando qui? Una bugia grande come una casa, cara. Cosa nascondi lì dietro? No, vedere. È un reato a leggere la corrispondenza che... Signor Marcel Dunoff. Confidenziale. Oh, santo cielo, cos'è questo? Oscuri segreti e una lettera anonima molto interessante. No, è qualcosa che sicuramente al signor Dunoff interesserebbe molto. Ma non mi dire, gli interesserebbe? Non perdere tempo. Dunoff è fuori città, amore mio. E nel frattempo l'incarico di classificare la corrispondenza ce l'ho io. Quindi adesso ti dico subito che cosa farò con questa. La leggo o la metto subito a posto? La leggo o la poso? La leggo? No, la voglio mettere subito a posto. Sì. Alzati, Guido! Dobbiamo andarcene subito! Che cosa via, vuoi? Via. Levati! Dove siamo? Le ragazze cosa è successo? Qui? Siamo nella loro stanza. E Tomas? Tomas!
Sbrigati, dai. Dai, dobbiamo andarcene. Se la sta passando bene, guarda, lui, non riesco a credere ai guarda, miei occhi. Sbrigati, Tomas, alzati. Dormito qui. Guarda come si è sbrigati, muoviti, dai, che potrebbero tornare. Forza, andiamocene. Non trovo le scarpe. Dove sono le scarpe? Porta delle scarpe. Dai, andiamo, forza. Sbrigati, sbrigati. Finalmente, dove eri andato a finire? Ho fatto tardi perché sono andata a svegliare le ragazze di Rio Negro. Adesso non importa. Ecco qui, il numero l'ho già fatto, devi solo inviare. Va bene, subito. Avanti, fallo. Sta suonando, sta suonando. Pronto? C'è la signora Mitre, per favore? Sono io, lei chi è? La segretaria del dottor Vignales. Volevo avvisarla che il dottore ha sospeso le visite per diversi giorni. Deve osservare un periodo di assoluto riposo. Ah, no, non è possibile. E adesso come faccio? Era molto urgente il caso di sua figlia? No, no, non era un problema urgente. Una indigestione, probabilmente. Signora, signora, non si preoccupi. Farò presente al dottore la sua richiesta e la farò rientrare nei primi appuntamenti disponibili. Bene, bene. La ringrazio. Arrivederci. Ci ha creduto? Sì, sembra proprio di sì. Ron, tu sei un genio! Che facciamo tra 15 giorni? Tra 15 giorni lo mandiamo ad un congresso in Congo. Ah. Stai male per la storia di Blas, vero? Sì, sì. È che sono sconvolta perché uscivo con un ragazzo che aveva i giorni contati. Aspetta. In fondo è come se io fossi stata il suo ultimo amore. E tu hai visto quando la macchina è andata a sbattere? Sì. Lo sapevi? No. Perché non ci hai detto niente? Perché Luan voleva che non lo sapesse nessuno e ovviamente ho rispettato la sua decisione. Vuoi che mi sieda vicino a te? Va bene. Mm? Vieni qui. Ti ha più chiamato Maritza? No. No, no, non mi ha nemmeno scritto un messaggio. Ma che cosa succede a quella ragazza? Ha perso completamente la testa. Posso credere. Non si ricorda che ha delle amiche, degli amici, che c'è gente che... Buongiorno. 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 Sedetevi, forza, forza, forza che cominciamo. Sedetevi che cominciamo. Oggi cominceremo con il questionario sul sistema economico dell'epoca coloniale. Però, mi scusi, a me non importa, ma lei non era lì quando è successo, mi dica. Non mi interessano i pettegolezzi, Lassen. Va bene, ma professoressa... A te la scelta. O chiudi la bocca o vieni qui a ripetere la lezione, eh? Chiudo la bocca. Pronto? Maritza? Sì, 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 ora te la passo. Luana e Maritza. Finalmente si è decisa, eh? Ma non lo sa che sei a lezione. Perché ti chiama adesso? Tieni, Thomas. Questo messaggio è per i dirigenti del vostro istituto. Vi sto chiamando dall'Elite Way School di Buenos Aires per dirvi che mi sembra una totale mancanza di responsabilità averci inviato le alunne di San Nicolás in piena notte e senza prima averci almeno avvisato, signori. E averlo dovuto sapere grazie a un'alunna della nostra scuola è una mancanza di rispetto. I più cordiali saluti, Mickey, Monica Talamonti. Che vergogna, che vergogna! Qualche problema, Mickey? Assolutamente no! Nessun problema! Non si preoccupi, professore. Mentre lei si occupa della direzione, potrà fidarsi completamente di me. Sono una segretaria adatta ad ogni situazione, bene. Lo sapeva? Ma se ci fosse qualcosa, mi avvisi. Ma no, si rilassi, professore. Ho tutto sotto controllo, come amo l'Elite Way. Va tutto bene, va tutto bene! Mickey! Sì, presente, sono io. Che ci fai qui? Perché non sono sei venuta in classe? Per chiederti un favore, Mickey. Sì, siediti. Mettiti comoda. No. Che cosa succede? Ho bisogno che tu copra mia sorella con Dunov. Dunov è fuori città. E nel frattempo lo rimpiazza quel professor Miranda che io tengo in pugno. Si fida completamente di me. Raccontami tutto avanti. Che cosa ha combinato adesso quella piccoletta adorata? Sì, Lola è andata a Jujuy per cercare sua madre. Che vuol dire che è andata a Jujuy? E quando dovrebbe tornare? No, per adesso non può perché sua madre è molto malata. Quindi non pensa di tornare. Ah, e papà e mamma lo sanno questo? No, è andata via senza permesso. Ah, è andata via senza permesso. Chi è andato via senza permesso? Le ragazze hanno creduto davvero che fossimo Moni, Poli e Carla. Spero tanto che quello che abbiamo fatto non tu ci metta nei guai. Tu devi stare tranquillo, devi pensare questo. Di giorno siamo dei ragazzi normali, adolescenti e simpatici. E di notte tre ragazze. Sì, mi piace. Adesso ci devi raccontare che cosa è successo. Cosa vuoi che sia successo? Lei pensava che fossi una ragazza. Ma hai dormito con aspetta, lei. Fammi capire. Non mi dire che non sei nemmeno riuscito zitto, a toccarla. Oh, via via. Dai. Tu non capisci cosa hai fatto. Mi hai salvato da mia madre. Sei ma stata fantastica. Ma non ho fatto niente di speciale, Feli. Non mi basterà una vita per ringraziarti di quello che hai ascoltami, fatto. Davvero. Ascoltami. Feli, sono venuta a prenderti per andare dal medico. Sì, ma il dottor Vignales è a casa malato. E tu come lo sai? Ho chiamato.
Per confermare l'ora, come mi hai insegnato tu, la segretaria mi ha detto che è malato. Ah, amore mio, tu non ti preoccupare, la segretaria ha avvisato anche me. Ma la mamma ha già risolto tutto, ho fissato una visita con un altro medico, un amico di Maxi, un vero luminare. Dai, andiamo su. Andiamo, Torroncino? Ho la macchina davanti all'entrata. Dai, andiamo. Andiamo. Vieni. Vai ad avvisare Lalo. Che catastrofe! Che... No, ma no, ma insomma, ma... Prima le ragazze di San Nicolás che arrivano in piena notte. Dopo la ragazzina che cos'è questo? Insomma, la ragazza che se ne va cucui senza permesso. E qui cos'è passato? Un uragano, guarda che disastro. Un ciclone. E questa che cos'è? Che cos'è? Le ragazze di San Nicolás portano il 44. Se non è il mio medico, mi vergogno a farmi visitare. Il mio medico è uno scienziato di fama internazionale, sai? Gli basterà esaminarti l'iride per farti immediatamente una diagnosi. Non voglio che esatta. Uno sconosciuto si metta ad esaminarmi l'iride, non mi interessa che cosa dice, non ma ci dai, voglio Feli, venire. Adesso finiamola, non devi più dare le spiegazioni. Tu adesso vieni con noi dal medico perché ti dico io, ora mi sono stancata dei tuoi capricci. Ecco fatto. Che cosa ho fatto? L'hai vestito! Ma dove stavi guardando? Che cosa hai fatto? Ma ti sembra il modo di attraversare quello? No, cosa pensavi? Non toccarlo! Ma il barista! Che cosa ci fa questo ragazzo? Sicuramente stava perseguitando Felipe. Puoi stare zitto e fare qualcosa, per favore! Aiuto, per favore, un medico! Sì, sì, va bene, adesso chiamo immediatamente un'ambulanza. No, no! No, ma che cosa vuoi che questo ragazzo ti denuncia? Ma cosa vuoi che faccia? Non lo so, porto al medico al posto mio, che non ho niente di grave. Aiutiamolo ad alzarsi. Piano, vai. Fate piano. Per favore, la prego, professore. Mia sorella dovrebbe tornare da un momento all'altro. Non c'è bisogno di avvertire la nessuno. La risposta è no. Sa cosa succederebbe se mia madre sapesse di questa storia? Un disastro. È una bugia a fin di bene. Non mi piacciono più le bugie. Preferisco dire la verità. Dammi il telefono di tuo padre, per favore. Eccoti qui, ci sono delle novità. Le ho cercate dappertutto, ma nessuno le ha viste, le ragazze. Saranno a fare shopping con quelle di Rio Negro. Perché non ci hai pensato prima? Ho sprecato tutta la ricreazione. Potevi dirlo, ah, per caso hai il numero del cellulare di Feli? No, non ce l'ho. Perché me lo chiedi? Volevo solo sapere com'era andata dal medico. Vado a chiederlo a Miki. Ma a te cosa importa? Mi capisci o no? Non te la prendere. Maritza è fatta così. Non è una persona cattiva, ma è un egoista. Lei non era così. Ma poi Pablo l'ha cambiata. Beh, con me è stata egoista. Non le ha importato niente. E per quello che so del rapporto tra voi due, beh, non mi sembra che si sia mai comportata come una vera amica. Non capisco, che vuoi dire? Dai, tu la conosci. Se sei d'accordo con lei, se la pensi come lei, va tutto bene. Altrimenti va tutto male. Ti pare possibile? Forse è vero. In effetti le ho sempre detto che non ero convinta del fatto che si rimettesse con Pablo. Ma allora è per questo che si comporta così adesso? Per quello che hai detto? Non devi prendertela così. Non è colpa tua. Non può essere per questo. Tu devi pensare a te stessa, capito? Dai, ora andiamo. Pronto? Ah, finalmente qualcuno mi risponde. Maritza, come stai? Come va il tour? Bene, Marcos, poi ti racconto. Volevo sapere come sta Luan. Insomma, così. Ecco, è come pensavo. Sapevo che era successo qualcosa. L'ho chiamata e probabilmente è passato un professore e mi ha attaccato. No, non è passato un professore. Ah no? E che è successo allora? Perché ha attaccato? Luan soffre per quello che è successo. Cos'è successo? Certo, morire così schiacciato come una mosca. Dai, Miki, per favore. Va bene, scusate, era solo una metà. Va bene, vi ho riuniti qui per comunicare a tutti voi questa triste notizia e... perché... mi preoccupa quanto questa storia potrà sconvolgere i nostri alunni. Sconvolgere, ma per favore. Non li sconvolge niente, non temono neanche la morte. Va bene, forse è l'unico modo che hanno per affrontarla, no? Non si perda nella profondità della psicologia, Miranda. Tutti gli alunni del mondo, inclusi quelli di questa scuola, e specialmente quelli del quarto anno, sono egoisti. Pensano a loro stessi e niente di più. Voi che cosa ne pensate? Che se veramente non gli importa di quello che è successo ad Heredia è perché come docenti abbiamo sbagliato qualcosa con loro. Sì, sono d'accordo con Anch'io penso la stessa cosa, anche se non sono una docente. Signori, io non la penso così. Io, nella mia classe, faccio il mio lavoro, faccio lezione. E adesso me ne vado perché vado a fare lezione ai miei studenti. Professoressa, di mi piacerebbe che nella sua ora leggiate qualcosa che riguardi la morte e che poi chieda...
che scrivano un tema su quello che sentono. E perché? Per vedere se li aiuta ad esternare i loro veri sentimenti. Oh, sì. Questo se avessero dei sentimenti, ma non ce l'hanno. E poi sto per spiegargli il concetto di commedia. Signorina Carmen, in assenza del signor Dunoff, ho io il controllo della direzione. Quello che le ho detto deve considerarlo come un ordine, senza discutere, possibilmente. Miranda, io devo portare a termine un programma e lei mi farà soltanto perdere tempo. No, non si preoccupi, professore. Io apprezzo la sua idea, perché aiutarli ad accettare la morte è un modo per aiutarli a crescere. Sì, conti pure su tutte noi. Sì, signore. Vi ringrazio molto. Mickey, quando arriva il padre della signorina Reggie, mandamelo subito. Io sì, sono certo, di là in ufficio, certamente. E fai venire anche la sorella. Sì, signore. Certo, signore. Quel tipo ha le idee molto chiare su certe cose, solo che forse si innervosisce un po' troppo facilmente, non è vero? Ah, Mickey, non è facile fare il capo. Io lo so bene con Marcello. Certo, allora andiamo in classe? Ah! Che cos'è? Questo è qualcosa che ancora dovrei verificare. Forza, è ora di prendere la tua medicina, ma non scherzare. Lo so che è ora di prendere la medicina. E tu non fare quella faccia, Me lo ricordo da solo, non sono così scemo. Va bene, ma io comunque te lo ricordo. Ti sta facendo bene questo trattamento. Da quando siamo in tour non ti ha più fatto male la testa, è vero? Sì, è vero. Sto facendo i conti e con quello che guadagno durante il tour posso andare avanti per mesi. Capite? Non dovrò chiedere niente a mio padre. Fantastico. Io sì, posso pagare questo trattamento. Mi sono comprato questo qui e poi posso restare indipendente. Adesso e questo dobbiamo, è davvero fantastico. Dobbiamo sfruttare questo successo. Abbiamo ancora altri 3 show in programma, ma ce ne hanno offerti altri 8. E quindi dobbiamo farci. Io credo che dobbiamo sia meglio ritornare a scuola e poi ti rendi conto? Ragazzi, dobbiamo tornare a scuola. Che succede? Ho finito ora di parlare con Marcos e mi ha detto che Blas ha avuto un incidente e che è morto, una cosa tremenda. Non ci posso credere. Mi dispiace quello che sto per dire, ma non potete andare via perché c'è un contratto e dovreste che pagare una multa. Che importa del contratto? Devo andare dalla mia migliore amica che sta soffrendo, lo capisci o no? Beh, certo, però non possiamo lasciare il tour adesso, altrimenti dovremo pagare una multa molto salata. Che gli succede? Ci sono delle novità. Ah, e? Fondi speciali, elenco dei pagamenti non registrati. Entrate e uscite, conto bancario extra, Eliteway School. Sì, avanti. Permesso, professor Miranda, è arrivata la signora Reggie. E il padre? Purtroppo non gli è possibile venire. L'ho fatta accomodare in sala professori. C'è solo lei con la figlia. La faccio venire. No, vado io da loro. D'accordo. Allora, signori, le cose che muoiono giammai resuscitano. Le cose che muoiono non tornano mai. Si rompono i vasi e il vetro che resta è polvere per sempre e per sempre sarà. Bene, questo è l'inizio del componimento Addio di Alfonsina Storni. Io voglio che, cercando ispirazione in questo breve frammento, voi scriviate quello che avete provato di fronte alla morte di Blas. Professoressa, questo compito è una schifezza. Ha ragione. Sì. E poi queste sono cose personali. Come può chiederci di scriverle in un compito? Bravo! Sì, non lo so, signori. Questo è un ordine del professor Miranda, che, come voi ben sapete, è il direttore supplente. Ecco. Non ci possono obbligare a fare. Tu scrivici una cosa qualunque. Non vi rendete conto che non le importa niente dei nostri sentimenti? E quindi che cosa facciamo? Consegniamo il compito in bianco. In bianco? Fernanda, senti. Luar. Consegniamo tutti sì, in bianco. Cosa? Pilar. Consegniamo in bianco, tutti quanti. Hai parlato con lei? No, ho chiesto a un tipo del secondo anno, ma non mi hanno passato Luanne. Non le posso mandare una mail. Lei sta male, è da sola. È vero, ma pensa che ha un'amica come te. Ma quale fortuna, non posso fare niente. Sì, qualcosa hai fatto. Cosa? Beh, ci hai dato un'idea, io ho convinto i ragazzi. Metteremo i soldi che abbiamo guadagnato per pagare la multa. No, tu hai bisogno di quei soldi e poi anche Manuel. In qualche modo riusciremo a cavarcela. Grazie. Beh, Sabrina non capisce, ma Vico e Rocco stanno cercando di calmarla. Vado a comprare i biglietti, mi accompagni? Sì, dai.
Torniamo a casa. Grazie. Avete visto la faccia che ha fatto quando è andata a correggere i compiti? Sì, sì, però qualcosa avrei voluto scriverlo. Puoi scriverlo sul tuo diario segreto, se vuoi. E se ci tengono tanto che scrivano qualcosa loro. Bravo. Sì, certo. Eccovi qua. Ciao. Come va? Ciao, che fortuna. Ciao. Cercavo giusto. Dai, Miki, siediti qui insieme a me. Oh, grazie, non posso sedermi al bar in orario lavorativo. Sì, già, io lavoro. Sono venuta al bar da voi perché devo farvi una piccola domanda. Leggi tutto. Che qual c'è? Di chi è questa scarpa? Non essere maleducata, come facciamo a sapere chi è questa? Tomas, è tua questa scarpa? No, no, non è mia. Ma come non è tua? Te l'ho regalata io. Dove l'hai trovata, Miki? Miki, dove hai trovato questa scarpa? Senti, Pilar, posso spiegartelo io? È difficile, sì, da... Sì, è difficile, certo è difficile, perché... Come ti è venuto in mente di lasciare una scarpa puzzolente in mezzo al patio? Ascolta, sei un moccioso tremendamente disordinato e così mi fai veramente arrabbiare, mi fai davvero arrabbiare! Tomas, perché l'hai lasciata nel patio? Perché avevamo caldo e ci siamo tolti tutte le scarpe, sì, e se ne è scordata una, posso succedere? Due nel patio! Ma quanto sei distratto, come hai fatto a scordartela? Sì, io sono un disastro, tu mi conosci, perché no? Perché sei tanto nervoso? Sei tutto sudato! Avevo paura che ti arrabbiassi con me! No, non mi arrabbio! Va bene, adesso finiamola con le dimostrazioni di affetto, Miki, dai, è una scuola fuori città, non fare così. Ma c'è il professor Miranda, che è più attento di un gatto. No, fortuna non è più adesso. Voi non c'è mai un direttore che vada bene, vero? Ma perché non ti siedi un secondo e ti prendi un caffè con noi? Sì, dai, te lo so io. Vieni tu con me in direzione, che così te lo preparo io, un bel caffè. E vieni, muoviti, vieni con me, che parliamo un po' della tua scarpa. Dai. Lei mi sta dicendo che Dolores è fuggita dal collegio per andare da quella donna? Sì, è per questo che l'ho convocata. Non posso crederci. Dobbiamo chiamare la polizia. No, per signora, si fermi, per favore. Deve calmarsi adesso. No, si sieda. Ma come pretende che mi calmi quando so che la mia Lala è nelle mani di una sequestratrice? No, mamma Mary non è una sequestratrice. Tu sta zitta, per favore. È una conversazione fra adulti. Per quello che ho capito, la madre biologica non l'ha rapita. È fuggita da sola. Ma Lala è una ragazzina. Quella donna le avrà detto chissà che cosa per convincerla a scappare. No, è come ti ha detto lui. È fuggita di sua spontanea volontà. Laura, non devi parlarmi così. Va bene, tu però devi ascoltare. Per favore, smettiamola, mamma, di discutere. O non riusciremo a risolvere niente. Vi voglio fare una domanda. Voi riuscite a immaginare perché sia fuggita? Ma non c'è una ragione che giustifichi un'azione simile. Io non so che cosa le possa essere passato per la testa. Allora perché non va anche lei a Huhui e glielo chiede direttamente? Mi vuoi spiegare perché mi hai portato qui, Ti ho portata qui per aiutarmi a cercare di scoprire il nome dell'albergo di Durf. Devi finirla con la storia della lettera. Scusa, ma Pilar non se la caverà così facilmente. È finita, basta. Pilar e Fernanda mi hanno reso la vita impossibile e non mi fermerò finché non le avrò distrutte. Allora mi d'accordo, aiuti o no? Ma sbrigati. Grazie. Non so, sta arrivando Miki con Tomas, vieni. Dai, no, non ti fare così. Perché sei stupido. Ma perché siediti mi tratti così? Adesso aspetta. Dimmi niente. Una cosa. Pensi che io sia... così ingenua, non me la dai a bere, hai capito? Ma posso spiegarti tutto? Non puoi spiegare niente! Voglio solo sapere come hai fatto ad entrare nella stanza della ragazza della squadra di Rio Negro! Non ho fatto niente! Io non lo so che cosa hai fatto! Anzi, guarda, non voglio nemmeno pensare a quello che puoi avere fatto! Perché ascolta, ragazzino! Io ti... Il telefono! Sto squalando! No! Delinquent School! La San Nicolas? Pronto! Non ho ancora finito con te! Pronto! Pronto! Sì? Mi scusi, professore. Le vorrei dire una cosa. Si tratta di sua madre? No, si tratta di me. In un primo momento mi ha dato fastidio che non mi abbia aiutata, ma poi, lo ammetto, mi sono resa conto che era meglio così. La verità è quasi sempre la scelta migliore che si possa fare. Mm-hmm. Va bene. No, aspetti, voglio dirle anche un'altra cosa. Io non so che cosa farà mia madre, ma... lei ci ha aiutate davvero molto. Bene, ti ringrazio molto. Arrivederci. A più tardi. Miranda, la stavo cercando. Che succede? Succede questo. Ecco i sentimenti dei ragazzi del quarto anno. Miranda, a quei selvaggi non gliene importa un fico secco. Niente, niente. Per fortuna Tomas non è stato scoperto da Pilar. Sì, ma quella lo ha coperto per convincerlo a confessare tutto. No, speriamo tutto. Che non gli racconti tutto. Si apre bocca, lo sistemo io, lo spiego. Se ci prova è finito. Pilar!
Mar, che brutta faccia. Che cosa succede? Niente, sono preoccupata per Feli. Perché? Tu hai saputo qualcosa? Abbiamo fatto di tutto perché sua madre non la portasse dal medico, ma non è servito. Ho provato a chiamarla, ma non risponde. Ho paura che il medico scopra la gravidanza. Beh, ecco, alla fine la verità è sempre la cosa migliore. Cosa? Ma che dici? Salve, avvisate voi quelli che mancano il quarto anno nell'aula di arte. Sì, ma certo, dopo, no? Alla prossima ora. No, adesso, ora. Subito. Ma adesso siamo in pausa pranzo. Sì, ma non mi importa, nell'aula di arte, adesso. No, è finita la pausa pranzo. Crederci, invece di riposarci dobbiamo andare nell'aula pausa di pranzo. Guarda, quello è un rancoroso che non... Deve essere per quei compiti in bianco. Ragazzi, sì. Ragazzi, lì che hai ricevuto una telefonata da quelli di San Nicolas. San Nicolas? C'è qualche problema? No, non è successo niente. Entrate in aula allora. Sì, andiamo. Pilar, ti devo raccontare una cosa molto importante. Molto importante, sì. Non mi interessano le tue cattiverie. Ma ti interessa che il tuo ragazzo ti abbia tradito? Ho saputo che Mickey ha trovato la scarpa del tuo ragazzo non nel patio, ma nella stanza delle ragazze di Rione. Sì, lo dici perché sei invidiosa che io e Fernanda facciamo le modelle. Fattene una ragione. Beh, tu pensa quello che vuoi, ma credo che il tradimento non sia invidiabile. Adesso se... mi hai proprio stancata, brutta strega! Che cosa fate? Non basta, siete impazziti! Che succede qui? Niente, solo che le posso rubare solo un attimo questa luna, eh? Con permesso, vieni con me. Bene, vi ho riuniti qui perché... Mi piacerebbe sapere perché vi siete rifiutati di parlare della morte di Blas Heredia. Si riferisce ai nostri compiti in bianco? Certo, tu che ne pensi? Solo una domanda, niente di più. A me ha dato l'impressione che voi non volete crescere, non vi lasciate mai coinvolgere. No, non è questo, professore. La verità è che è molto brutto quello che è successo e noi ne siamo rimasti turbati e non è facile parlare e di una cosa. E poi bisogna ammettere che Blas non piaceva molto a nessuno. Questo non importa, nel bene o nel male ha svolto un ruolo importante nelle vostre vite. Non è possibile che non vi esprimiate, che non tiriate fuori quello che sentite. La morte fa parte della vita e voi dovete imparare a esprimere ciò che sentite, è importantissimo. Sì, infatti mi ha veramente colpita, qualunque morte è sconvolgente, credo. Così va meglio. Vi voglio proporre un compito. Tutti insieme dovrete fare un collage, nel quale ciascuno potrà esprimere quello che sente. Non importa che vi abbia trattato bene o male. Professore, sì? Se qualcuno si sente arrabbiato? Può provare ad esprimerlo nel compito. È un sentimento che deve essere espresso, va benissimo. Signori... Oggi avrete l'opportunità di dire addio a Blas Heredia. La decisione è nelle vostre mani. Con permesso. Non mi chiedere più come ho saputo delle ragazze di San Nicolas. Mickey, me l'hanno detto quelle di Rio Negro. Ma io devo parlare subito con loro. Dove sono adesso? Non lo so, credo a fare shopping. E perché tanta fretta? Allora, mi hanno chiamato dal collegio di San Nicolas per dirmi che le ragazze sono in viaggio per arrivare qui. Quindi non possono essere non già qui nella scuola o a fare io shopping. Che dormivano insieme alle altre. Bene, questa storia allora è veramente strana. Ma tu non ti preoccupare, quando arriveranno qui glielo chiederò io. Tu vai in classe, tesoro, che me ne occupo. Aspetta, Mickey, devo farti un'ultima domanda. Sì? La scarpa di Tomas era nella stanza delle ragazze, vero? No, ma che cosa dici? Ma no, che cosa stai dicendo? Stai tranquilla, me lo ha già detto lui. Ah, beh, allora se te lo ha raccontato lui va tutto bene. Va tutto bene, sì, certo. Era nella stanza. Beh, ti ringrazio, Mickey. No, di niente. La sanidad.
Meno male, ci mancava solamente che dovessimo ripagare i danni a quel poveraccio. Basta, non c'è bisogno di agitarsi. Guarda me, dimentica. Adesso vado. No, aspetta un attimo, Felicità, noi dobbiamo parlare. Che c'è? Non ho detto niente davanti a Massimo per ovvie ragioni. Io sono tua madre e ti conosco davvero bene. Mm-hmm. Tu pensi che io non mi sia accorta di quello che ti succede? Che cosa mi succede? Ascolta attentamente. Se quello che ti succede è quello che penso io, allora è tutto finito per te. Mamma, di cosa parli? Spiegamelo tu di cosa parlo. Io voglio sperare. Voglio sperare che non sia l'aberrazione che sto pensando. Quieren salvarte al poco tiempo.